Buonasera, ben ritrovati a tutti voi da azienda USL Toscana Centro Informa, la nostra rubrica settimanale in cui ci occupiamo di temi legati alla salute, al benessere e all'informazione della nostra azienda sanitaria. Per una mamma il momento del parto è certamente un momento doloroso ma anche magico e oggi vogliamo parlarvi del parto cesareo, una modalità specifica, particolare, che grazie ai professionisti dell'ospedale Santo Stefano di Prato può essere vissuta con la stessa intensità, proprio come il parto tradizionale. O naturale. Andiamo a parlarne con le nostre ospiti in studio che vado a presentarvi, a cominciare da Anna Franca Cavaliere, direttore di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santo Stefano. Buonasera, benvenuta. Buonasera, grazie. Abbiamo con noi Simona Cipriani, ostetrica e coordinatrice di sala parto del Santo Stefano. Benvenuta. Buonasera. In collegamento via Skype vado a salutare e a ringraziare per la disponibilità una mamma, una super mamma, mi verrebbe da dire, che poi ci racconterà la sua esperienza. Lei è Francesca Desì, benvenuta. Ciao, ciao a tutti. Grazie, grazie per il tempo che ci dedica. Allora, Cipriani, partirei da lei. Il parto cesareo, poco conosciuto, a volte temuto. Quali sono le differenze rispetto al parto tradizionale? Che cosa implica per mamma e figlio? Allora, in entrambi i casi si assiste alla nascita di un bambino, ma ovviamente cambiano proprio la modalità del parto. Nel caso di un parto vaginale, vediamo una mamma attiva, sostenuta dalla presenza del papà durante tutto il travaglio. È proprio la mamma che è protagonista e vive proprio il suo parto a 360 gradi. Gli operatori intervengono se c'è bisogno, se no controllano quello che è l'andamento del travaglio e sorvegliano il benessere sia della mamma che del bambino. Per quanto riguarda invece il taglio cesareo, la parola stessa, cioè ci troviamo di fronte ad un intervento chirurgico, quindi tutti i tempi non vengono dettati dall'equipe multidisciplinare che esegue il taglio cesareo. Mentre in un parto vaginale la mamma è proiettata in un ambiente molto intimo dove vive a livello sia emotivo ed emozionale il parto, nel cesareo la donna è un attimino, diciamo, le sensazioni vengono più soffocate da quello che è la conduzione della sala operatoria, quindi dai rumori, dalle luci, dal numero anche del personale, che c'è. Si va a interferire proprio sulla sfera emozionale e sensitiva della donna. Dottoressa Cavaliere, esiste un modo appunto per far sì che l'esperienza del parto, anche nel caso di taglio cesareo, sia un'esperienza positiva, nonostante tutto, nonostante i dolori, nonostante ovviamente la difficoltà del momento, ma anche la grande felicità? Sì, io non parlerei di dolore, parlerei di esperienza positiva del parto allineandomi a questo, a quanto l'OMS ci ha suggerito e ci ha invitato a fare tutti quanti noi che siamo operatori della nascita. Cosa si può fare? La risposta a questa domanda è stata data proprio dall'introduzione di questa metodologia, che vogliamo chiamare così in maniera molto, anche se vuole, fantasiosa, nascita cesarea. E l'idea era quella di abbassare in qualche maniera la tensione, lo stress, abbassare i suoni che, come diceva la Simona, sono prevalentemente suoni dei monitor all'interno di una sala dove deve avvenire il taglio cesareo. Sono le voci degli operatori, dell'equipe che chiedono strumenti chirurgici oppure si scambiano informazioni ovviamente legate al taglio cesareo e personale che interviene per assistere. E allora ci siamo chiesti come possiamo abbassare questi suoni che creano un taglio con quella che è l'esperienza per una mamma, per un papà della nascita, e quindi abbiamo pensato di introdurre la musica all'interno della sala parto. La musica attrae più della voce degli operatori e poi è stato dimostrato scientificamente che riduce lo stress sia del team che si sta dedicando a quella nascita, ma anche della mamma ed eventualmente del futuro papà. Quindi musica per rendere confortevole l'ambiente. Esatto. Abbiamo pensato poi di introdurre un altro elemento, cioè abbassare al momento della nascita vera e propria il telo e con la collaborazione dell'ostetrico e dell'anestesista permettere a quella mamma il contatto visivo costante di quell'esperienza che si sta svolgendo e che è la nascita del proprio bambino. Quindi musica,
contatto visivo per permettere il primo sguardo tra mamma e bambino e soprattutto far partecipare quella donna all'esperienza nascita, dal momento dell'estrazione al momento in cui questo neonato viene appoggiato sulla mamma e addirittura ancora legato al cordone le può essere affidato. Ecco, quanto è importante proprio quel momento del contatto visivo, del primo incontro con il nascituro? È importante, qualunque mamma, qualunque papà non vuole perdersi quel momento. E le testimonianze delle mamme che raccontano che per motivi di urgenza e emergenza non hanno visto, se non per un secondo, il loro bambino e lo hanno rivisto magari dopo ore o addirittura dopo qualche giorno, non è un'esperienza che possiamo definire positiva e quindi a noi piace lavorare perché il ricordo di quel momento sia un ricordo di emozione che resta per tutta la vita. Assolutamente sì. Allora mi rivolgo alla nostra mamma Francesca, perché lei è al secondo figlio, ha dovuto effettuare il taglio cesareo per entrambe le nascite e quindi può dirci davvero molto di questo tipo di esperienza e di come la seconda eventualmente sia stata differente rispetto alla prima. Sì, decisamente Giulia. Allora io vi ringrazio di avermi fatto partecipare a questa trasmissione, perché la gioia e il ricordo meraviglioso che ho di questo parto va veramente condiviso. Un applauso enorme all'ospedale di Prato, alla dottoressa Cavaliere, che mi ha regalato e ci regala a tutti noi veramente un'esperienza indimenticabile. Questo è stato magico perché mi è stata data l'occasione di mettere un sottofondo musicale meraviglioso. Che musica ha scelto Francesca? Come diceva, prego. Che musica ha scelto? Siamo curiosi. C'era un sottofondo dei Coldplay. Meraviglioso, meraviglioso. E, fra l'altro, ieri abbiamo fatto il bagnetto a Greta e abbiamo rimesso il sottofondo musicale della sua nascita ed è stato un momento meraviglioso per tutti. E, cosa dire? Come diceva la dottoressa Cavaliere, c'è stato sia da parte mia che di Greta proprio il protagonismo assoluto, perché io ho potuto vedere la mia bambina nascere. La dottoressa mi ha chiesto se volevo abbassare il telo verde che separava appunto me dagli operatori. Ho accettato e vi dico che è stata l'esperienza più bella della mia vita. Io ho visto nascere la mia bambina, ho visto uscire la testa e ha voluto tenerla ancora un pochino dentro di me con la testina fuori e non ci sono parole per descrivere la bellezza di veder nascere il proprio figlio, anche se non è un parto vaginale. E in più ho potuto baciarla, coccolarla subito e poi mi è stato chiesto se volevo vedere anche la fuoriuscita della placenta e ho accettato e devo dire che è qualcosa di meraviglioso, cioè è un capolavoro. Immagini, ecco, che ci rappresenta davvero come molto potenti proprio il senso della vita. Quindi immagino, Francesca, che la seconda esperienza sia stata davvero diversa rispetto alla prima. Sì, sì, decisamente sì. È un coinvolgimento emotivo. Nella prima, ripeto, comunque tutti gli operatori sono stati veramente molto molto vicini a me. Però questa volta c'era un clima meraviglioso con questa musica, poi proprio l'ostetrica, la dottoressa Cavaliere, tutti mi dicevano guarda siamo tutte donne, facciamo nascere una donna con questa musica di sottofondo, era, non lo so, io ero in paradiso, cioè ho solo ricordi meravigliosi e giuro, potessi ripartorire domani, lo rifarei. Bene, allora possiamo anche mettere in cantiere il terzo, magari. Allora, noi vogliamo proporvi a questo proposito, con le dovute accortezze, un video che ci presenta appunto una nascita col cesareo. Sono immagini che parlano di vita, di gioia e di speranza, guardate. Devi la testa, se te la faccio vedere nascere. Non toccare lì con le mani. Non toccare solo con le mani, alza la testa. I capelli. Guarda, non faccio niente. Te la faccio vedere nascere. Lasciatemelo fare a me.
Snacchiando. Adesso te lo faccio vedere. No, fermi ragazzi. Lasciatemi cosa ne fa. Eccolo. Fai vedere la raccolta, lampada di vicino. Auguri. Vero, che emozione fantastica. Ecco, vista l'importante funzione dell'ostetrica anche nell'accompagnare una donna in questo percorso, che cosa ne pensa di queste novità introdotte? Sono in sala parto quando c'è di nascere un bambino, è un'esperienza bellissima, anche se sono anni che ci si lavora, vedere nascere una vita è la cosa più bella che c'è. Perché nelle nostre sale parto, cioè non solamente in quella di Prato, ma in tutte le sale parto, non è che nasce solamente un bambino, ma nasce una famiglia. E a quella famiglia gli dobbiamo dare il giusto valore e la giusta importanza. Il fatto di fare questa tecnica sul cesareo, siamo felicissimi perché siamo andati proprio a ridurre questo, diciamo, distanza anche un po' emotiva che c'era tra un parto vaginale e un taglio cesareo, ma non solo, si sta lavorando anche per fare il pelle a pelle in sala operatoria, si sta lavorando per avere la presenza del papà in sala operatoria, si vuole ricreare proprio quell'ambiente e quell'atmosfera, cioè quelle emozioni che ci sono su un parto vaginale. Hanno diritto anche queste mamme che per motivi medici non possono avere un parto spontaneo, ma devono ricorrere alla nascita del proprio bambino con un cesareo. Una cosa che non abbiamo forse specificato, in quali casi, dottoressa, è necessario ricorrere a questa procedura? Intende dire la procedura di taglio cesareo? Sì. Vi sono delle indicazioni che sono assolute, finalizzate alla protezione della salute della mamma e del nascituro di entrambi. Per esempio, nelle condizioni in cui è presente una placenta previa, totale e centrale, non è possibile effettuare una nascita per via vaginale, questo è uno degli esempi. Ve ne sono poi tanti altri che sono per esempio le presentazioni anomale fetali, oppure laddove nel corso del travaglio la cardiotocografia ci suggerisce che andare avanti con il travaglio non è prudente per la salute del nascituro. Devo dire che l'ospedale di Prato in questo è un'eccellenza, perché il numero di tagli cesari non ha mai superato il 20%, anzi siamo al 16%. Siamo intorno al 16%, e questo è un orgoglio di tutta l'equipe neonatologica, ostetrica, ginecologica e anestesiologica che lavora in quell'ospedale, e anche dell'attenzione che tutta l'azienda e la dirigenza dell'azienda e del supporto che ci dà costantemente perché tutto possa funzionare così bene. Un lavoro davvero di rete. Un'ultima domanda che volevo fare a Francesca: che cosa si sente di dire per tutte le mamme che magari ci stanno guardando, per rassicurarle nel caso dovessero affrontare la sua stessa esperienza? Come dicevo, Giulia, è difficile raccontare le emozioni, no? Però posso dire che, avendone passati due di cesarei e con questa modalità, mi sento davvero di tranquillizzarle, perché si è in una dimensione veramente molto diversa, dove ti senti partecipe e protagonista del tuo parto, quindi di non avere paura, perché si partorisce senza dolore. Quindi io devo dire che il sabato io già ero a casa, camminavo e stavo benissimo, per cui prendiamo anche le cose positive, no? Certamente, certamente. Un'ultima riflessione: ci sono delle evidenze anche scientifiche sul fatto che questa modalità possa in qualche modo influenzare positivamente sul rapporto tra mamma e figlio e anche ridurre il rischio di depressione postpartum? Le evidenze ci sono, e noi abbiamo approntato in questo momento con altri due centri anche degli studi mirati proprio a vedere le differenze laddove viene effettuato un taglio mediante modalità di nascita cesarea e dove invece viene utilizzata la modalità classica. Cosa ci aspettiamo e quali sono le evidenze verso le quali miriamo? Sicuramente una riduzione della maternity blues. Francesca ci sta raccontando la sua esperienza, è entusiasta, vorrebbe quasi fare un passo indietro e riviverla, no? Ed essere una spettatrice ancora più entusiasta. Vero. Vero.
D'altro canto, noi dobbiamo tener conto che una delle azioni più potenti che possiamo fare è consegnare un bambino alla mamma, a una mamma che comunque mantenga quel momento di felicità. E sicuramente la depressione, che è descritta negli ultimi tempi come interessare almeno il 20% delle donne, e non parlo soltanto della maternity blues nell'immediato postpartum, ma di quella condizione che può compromettere la salute psicologica della donna, il rapporto all'interno della famiglia e la relazione con il proprio neonato, probabilmente si avvale anche di un'esperienza così positivamente forte. Bene, io ringrazio davvero le nostre ospiti, vado a salutare allora la nostra super mamma Francesca, grazie per averci raccontato il suo percorso e tanti auguri alla sua bella famiglia. Grazie a voi, grazie. Ciao. E ringrazio anche le nostre ospiti, Anna Franca Cavaliere e Simona Cipriani, per essere state con noi. Grazie. E per la gioia che portate in tante famiglie, il vostro lavoro assolutamente fondamentale. Grazie a tutti voi per averci seguito, la nostra trasmissione torna come sempre la prossima settimana. Arrivederci e un buon proseguimento di serata.